Ciao bietrucose e bietrucosi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Vediamo come realizzare questa acconciatura ad onde utilizzando una semplice cintura dell'accappatoio che tutti sicuramente abbiamo a casa. È sbalorditivo come da una striscia di spugna si possa ottenere una piega tanto ben definita. Inizio spazzolando bene i capelli. Prendo la cintura e la posiziono sulla testa, la fisso sul lato che non tratterò adesso con una molletta. Vaporizzo dell'acqua sulla parte dei capelli da cui inizio. Illuminisco per bene o la piega non si fisserà. Seziono una ciocca davanti e la faccio passare intorno alla cintura. Ne seziono un'altra come se stessi facendo una treccia twist con la cintura. Assicuriamoci di prendere anche le ciocche che stanno dietro o le onde verranno piatte dietro la testa. Stringiamo bene e forte le ciocche intorno alla cintura per scongiurare il crespo dovuto a una piega fatta male. Quando ho finito di prendere tutte le ciocche di capelli, attorciglio la coda intorno alla cintura a spirale, tenendola più alta possibile. Fisso la punta con un elastico in raso, stringendola più giri per bene. Tolgo la molletta e procedo con l'altro lato allo stesso modo. Vaporizzo acqua e vai col twist. Come potete notare, i giorni successivi allo shampoo, sia perché leggo i capelli, sia perché cedono alla forza di gravità, diventano pesanti e con poca forma. Concludere, annodo le estremità della cintura per fissarle. Io preferisco farla la sera prima, così che possa dormirci tutta la notte e avere il migliore risultato. Se la si tiene per alcune ore, la piega non sarà così ben definita. Vado a dormire. Buonanotte. Buongiorno. Il mattino seguente sciolgo tutto. Rimango ogni volta sbalordita dal risultato. E voilà! Apro un po' le ciocche, anche se i capelli sembrano più corti, nelle prossime ore cederanno alla forza di gravità, ve l'assicuro. Per fissare la piega si può usare un po' di lacca, ma non è necessaria. Se il tutorial ti è piaciuto, lasciami un like e scrivimi se conoscevi questo tipo di trucchetto per fare le onde. Ciao! Alla prossima su Angela Bietrucco.